Se ancora una generazione fa un vegetariano veniva guardato come una persona bizzarra, le cose stanno cambiando rapidamente. Ma come ovvio, esistono scelte alimentari ancora più radicali ed estreme. Su e giù per l'Italia, respiriani, melariani, seguaci della paleo, tutti in cerca dell'elisir di lunga vita. E c'è anche chi ha scelto di mangiare solo frutta, anzi, i frutti. Fernando, lei allora cosa mangia? Ma questo ben di Dio. Io parto dalla mela Stark che mi aiuterà a digerire tutti gli altri alimenti che andrò a mangiare, poi passerò alla frutta dolce biologica sempre per evitare che si possa ingurgitare qualche anticrittogamico di troppo e passo anche al piatto forte dei fruttariani che è l'insalata fruttariana fatta di peperoni, in questo caso rossi e gialli, pomodorino pachino, abbiamo messo dell'avocado, delle olive taggiasche e condito, se si vuole, con dell'olio denocciolato. Il principio è che il frutto te lo dona la pianta. Se tu mangi una pianta, hai ucciso un essere, no? Per così dire. Se invece la pianta ti dona qualcosa, è un frutto che non la inficia, non la rovina, non la uccide. Si è concluso che i vegetariani vivono 7,2 anni di più. 7 anni in più e con benefici anche non soltanto per la salute dell'uomo, ma anche per l'ambiente? Beh, l'ambiente certo è danneggiato dall'alimentazione carnea. 7 miliardi e 4 di abitanti, abbiamo 5 miliardi di animali da nutrire e quindi l'ambiente ne soffre. Questi 5 miliardi di abitanti producono CO2, eliminazione delle carcasse, problemi di ogni genere. Quindi io penso che il mondo, come diceva Einstein, per sopravvivere dovrà diventare vegetariano.